una domenica. Allora, il marito spero che mi stia portando il cappuccino a letto, vero? Così rischi di far cadere tutto. Wow! Cade? Guardate che meraviglia. Miami. Un uccellino. Biscottini. Dentro un uccellino. Mi ha detto che volevi i biscottini. Ah. Oddio. Mi casca tutto. Vi appoggio. Comunque, in realtà, Maribel ci ha invitato a fare colazione a casa sua oggi, che è domenica. Farà l'English muffin. Non so se l'avevamo mai detto, ma Maribel quando viveva negli Stati Uniti lavorava da McDonald's ed era l'addetta agli English muffin della colazione e quindi li sa fare alla perfezione, uguali identici a quelli che vendono da McDonald's. Non so se sia positiva questa cosa. Ah vabbè, ovviamente con gli ingredienti che compra lei. Scherzo. Però dai, non tocco più il tuo McDonald's. Però che fai? Mangi i miei biscottini prima che faccio la foto? Per Dio, mi sto bruciando con questo cappuccino. Però ci ha invitato a fare colazione alle 11, il che significa che saranno pronti alle 12 in realtà. E quindi stiamo facendo colazione, cioè si stava mangiando due biscottini e un cappuccino adesso, così resistiamo fino a quello che per la nostra ora, vabbè, almeno la mia, sarà quasi pranzo. Quindi adesso ci prendiamo il nostro bellissimo cappuccino. Sei già finito. Vediamo il tuo caffè. Dov'è il tuo caffè? Fai il blog, dai. Che guarda capelli che... c'hai? Guarda che capelli. Belli, amore. Sembra un cacatuo, quei cosi là, quegli uccelli che c'hanno un coso lì. E Simon! Oggi ci siamo svegliati presto perché io ho fatto un incubo su Simon. Che stava tanto male, che gli avevano staccato tutte le zampine. Mi sono svegliata e stavo quasi piangendo. Vero, Simon? Però poi l'ho visto e ho visto che in realtà non gli era successo niente, ma stava qui come al solito. Guarda che cosa ha combinato, Simon. Guarda, tira su tutto questo. Stai sbadigliando, amore? Stai sbadigliando e stai spiaccicando tutte le mie ciabatte? Bravissimo, amore. Molto bene. Dai, mi prendo il mio cappuccino adesso. Mentre Simon si fa le sue pulizie di primavera alle zampine come tutte le mattine. Eccoci qua pronti, gemmine, outfit of the day. E andiamo a fare colazione. Anzi, pranzo. Le gare, c'è una macchinina dietro. Sì. E poi ci sono tanti sponsor anche, ci hanno regalato i popcorn, quindi siamo un po' qui. Sembra, è molto simile alle fiere quelle che fanno in Italia, guardate, è un grandissimo padiglione e ci sono tutti quanti gli stand. E in ogni stand puoi fare qualche attività, dei giochi, puoi dipingere. Puoi piantare le piante, lì ci sono dei videogiochi. C'era un food truck carinissimo, vero amore? Un food truck praticamente che aveva tutti quanti i bordi pieni di televisioni e in ogni televisione c'era una console e potevi affittare questo food truck per le feste e così tutti i bambini possono giocare ai videogiochi. Molto carino, quindi siamo un po' qui a vedere un po' che c'è. Poi dopo, tanto per cambiare, andremo di nuovo a mangiare. Sei contento con il tuo palloncino? Guardate Jimena che cosa ha vinto! Che te ganaste, Jimena? Listo! Un salvadanaio a forma di mucca! Wow! Perché è stata la più brava a fare quel missile.
Buongiorno cagnolone, buongiorno amore, vieni qua. Buongiorno, buongiorno. Noi stiamo facendo colazione, ho fatto il porridge con questo qui. Ci sono anche altri pezzi dentro al porridge, che è la patata dolce fatta col miele che ci ha regalato la nonna di Cesar, l'ha fatta lei. E è un dolce che si mangia spesso qui, anche per strada ti vendono proprio la patata intera così con il miele per merenda, e lei l'ha fatta in casa, io appunto l'ho spezzettata e l'ho messa nel porridge ed è davvero buonissima. Com'è? È buona, vero? E poi ho fatto la spremuta di arancia con un bel po' di ghiaccio. Cin cin, e buon appetito, buona colazione. Allora Gemmine, io sono stata tutta la mattina a editare il video che abbiamo fatto sabato, quello di Instagram decide la nostra giornata, quindi se ancora non l'avete visto andate subito a vederlo se lo siete perso, perché ci ho messo veramente tantissimo a editarlo e secondo me è venuto super carino, quindi insomma andate a vederlo se non l'avete visto. Comunque adesso sto preparando il pranzo, sono andata in palestra, è appena tornato e sto preparando la carne e un po' di insalata, quindi dopo vi faccio vedere. Ecco qui, carne e insalatina, e buon appetito. Eccomi qua, io sono ancora alle prese con il video, ma è quasi finito, cioè l'ho già messo a caricare, solo che stavo facendo la miniatura. Adesso ve la faccio anche vedere. Eccola qua. Che ne dite? Vi piace? Instagram decides my day. E comunque adesso mi sa che porteremo fuori Simon al parco, perché questo weekend non l'abbiamo portato ed è super triste lui. È vero amore che sei triste? È vero? Eccolo, eccolo il cagnolone. Vuoi andare al parco o no? Facciamo un sondaggio. Secondo me sì. Secondo me vuole andare, vieni qua. Andiamo, eh? Andiamo, amore. Eccoci al parco. Simon fa subito la pipì, anzi la cacca, bene. E i suoi amichetti vengono subito a salutarlo. Guardate come hanno tosato quel povero Chow Chow. Ecco, non lo vedete più. Sembra un leone, poverino. Dove sta? Dietro. Eccolo lì, guardate. Sembra proprio un leone. Poverino. Simon ha già finito il suo giretto. Vero amore? Tutto qui Simon, c'è due minuti. Tutto bene lì sotto? Eh? Ti stai interrando per bene? Mi raccomando, eh? Sporcati per bene, poi domani facciamo la doccia. Ma secondo voi è possibile che Simon sia così stupido da pensare che quei due persone sedute lì siamo noi? Perché sta lì? Guardalo. Lo stai coprendo col tuo braccio? Simon? Niente, non viene. Secondo me pensa che siamo noi. Allora Gemmine, oggi è il giorno dopo martedì 2x1 cinema. Noi siamo appena tornati dalla palestra e adesso stiamo pranzando carne e insalatina. Ho fatto la mia insalata speciale, quella con le mele, la senape e i mirtilli rossi. In realtà ci mancano le noci. Però è un po' di settimane che al supermercato non troviamo più le noci. E poi ieri ci siamo impazzito con l'odore della carne. Ieri sera ho fatto questo tè alla pesca e maracuja e l'ho messo in frigo così diventava freddo e ce lo potevamo bere per pranzo. E niente, tra un pochino andiamo al cinema. Oggi andiamo a vedere Deadpool, che è uscito finalmente, quindi Deadpool 2. E niente, quindi ieri sera ci siamo visti un sacco di puntate di 13. Non so a quale siamo arrivati. Tipo 13 ce ne siamo visti. No, sono 10 in tutto. Siamo arrivati tipo alla 7, credo. Ce ne mancano poche.
Comunque niente, adesso mangiamo e poi ci laviamo e poi andiamo al cinema. Ok, noi abbiamo appena finito di vedere il film. Era troppo divertente, vero? Troppo. Mettiamo questo coso nella macchina perché sennò ci entra tutto il sole caldissimo che c'è oggi e sempre. Comunque noi oggi siamo venuti a fare la spesa al Walmart e vi volevo far vedere la fermata del treno, però ve la faccio vedere mi sa quando usciamo, perché c'è questo albero enorme che la copre completamente. L'hanno quasi finita la fermata della metro. Comunque andiamo a fare la spesa, dai. Ecco qui, mazza che tramonto che c'è dietro di te. Guardate la stazione. Hanno messo tutto il vetro ed è praticamente finita. Questa è la stazione di metro più vicina a casa nostra, vero? No. No? Cioè non altra, ancora più vicina. No. Comunque la metro sarà tutta quanta qui sopra, guardate. La parte qui che è tipo, diciamo, la periferia. Sì. Poi il centro storico è tutto il tunnel. Sì. Carina comunque. Allora, Gemmine, eccoci qua, noi siamo tornate a casa. C'è il cagnolone che vi vuole salutare. Vero, amore? Vero che vuoi salutare tu? È vero che vuoi salutare tu, guarda quanto che carino, guardati. Che bello, che bel cagnolone. Vi faccio vedere le cose che abbiamo comprato oggi. Vi appoggio qui. Ah, ok. Allora, oggi siamo andati al Walmart. Di solito andiamo al Mega, che è un altro supermercato che normalmente ci piace di più. Ma al Walmart troviamo il pesce più buono. E quindi, visto che era da un pochino che non lo compravamo, siamo andati a, abbiamo comprato il salmone e l'abbiamo già messo nel congelatore. Certe volte compriamo anche i filetti di tonno, però oggi non erano buoni, quindi non l'abbiamo preso. Abbiamo preso il salmone e poi allora abbiamo preso riso integrale, pasta integrale, pennette, spaghetti e questi che voglio assolutamente fare con i ceci. Eccoli qua. C'ho troppa voglia di pastina con i ceci, quindi abbiamo preso questa pastina integrale, più o meno pastina, abbastanza piccola, da fare con i ceci. Cesare non sarà contento perché non è un amante dei ceci, vero amore? Non ti piacciono tanto, però a me piacciono un sacco. Poi spinaci enormi. Poi, allora, qui c'è l'altra verdura. C'erano delle zucchine gigantesche oggi al Walmart, guardate qua. Quattro zucchine. Poi ho preso i pomodori, un po' di carote, una cipolla e poi ho preso questa. Come si chiama in italiano questa? Cavolo? No, cavolfiore, cavolfiore. Perché con questa voglio fare la pizza. Ho visto su Pinterest un impasto. Penso che l'unica cosa che bisogna fare è frullare questo con un uovo, forse o due, dipende da quanto ne fai. E poi lo appiattisci, fai una specie di pizza e ci metti sopra il pomodoro, la mozzarella, quello che vuoi, e lo metti in forno. Sai, proprio qui devi venire a respirare forte forte tu? Proprio qui. Quindi ho preso questa, così proviamo a fare questa pizza, che ci abbiamo ancora un po' di pelati. Poi, abbiamo preso questo, che è il caffè messicano. In grani, ma spezzettato. Non è proprio frullato bene come il caffè nostro, ma è spezzettato. E all'interno c'ha anche delle spezie, c'ha la cannella e c'ha lo zucchero di canna. E si fa nella pentola, infatti si chiama caffè da pentola praticamente. Si mette l'acqua dentro un pentolone, come se stessi cuocendo i fagioli. Mettete questo, lo fate bollire per un po' di tempo e poi si cola ed è pronto il caffè. È un caffè lungo, tipo americano, però è buonissimo il sapore e va bevuto nei bicchieri, quelli là di coccio, tipo questo, diciamo, questo vasetto. Ma ci abbiamo i bicchieri di là in cucina e prende anche il sapore tipo del bicchiere. Di che materiale è il bicchiere quello là? Di terracotta, ecco. E quindi bevuto dentro a quelle tazze tradizionali di terracotta viene ancora più buono. Si dice che quel materiale risvegli i sapori di questo prodotto. Non so se ti sentono da lì giù. Sicuro. Comunque Cesare ha detto che il materiale della terracotta risveglia il sapore di questo caffè. Quindi l'abbiamo preso, così ce lo possiamo fare ogni tanto. Poi ho preso i dadi,
questi di costolette che sono troppo buoni. Poi abbiamo preso la granola perché stamattina l'abbiamo finita con lo yogurt, e questa volta abbiamo preso questa che mi aveva sempre ispirato perché c'ha delle goccioline di yogurt che sembra davvero buonissime, e poi vabbè c'ha il miele e c'ha le mandorle, molto buona. Poi allora vediamo qui che altro c'è: coriandolo, banane, non mancano mai le banane nei nostri svuota la spesa, e avocadi, 4 avocadi. Oggi mi sono sentita proprio messicana perché questi 4 avocadi li abbiamo pagati, ah sono 3, questi 3 avocadi li abbiamo pagati 25 pesos, che sarebbero tipo un euro e qualcosa, e mi sono sentita messicana perché ho pensato ammazza quanto è costoso l'avocado, 3 avocadi per 25 pesos, per quasi, cioè poco più di un euro, che tanto. Poi ultima cosa abbiamo preso, anzi non è vero, penultima, abbiamo preso questa salsina di un peperoncino super piccante, salsa macha oaxaqueña. Poi l'ultima cosa che abbiamo preso, oltre al salmone che sta appunto in freezer, sono questi cereali. Guardate un po' perché li abbiamo presi, riconoscete questa marca? Marca Post. E Cesar si avvicina, vuoi dire qualcosa qualcuno, su questi cereali? Qualcuno ha detto cereali? Cereali marca Cereali. Post? Cereali marca Post. Buoni. Questi tra l'altro sono abbastanza leggeri perché sono fatti, di che cosa sono fatti? Di crusca, no? Come si chiama? Grano intero, come si chiama là? Boh, sono questi qua, shredded. E quello è il salmone, l'ho preso. E quindi no, in realtà... No, whole grain, questo qua, fibra... Ah. Guardate. Vabbè, c'hanno un sacco di fibra comunque e sono leggeri. Whole grain. Però questi sono nuovi perché sono al gusto s'mores, quindi il cereale di per sé è leggero, però c'ha i cosi marshmallow. Però i valori non sono che lo rendono così alti, un po' più ciccioso, ma in realtà c'ha zero grassi. Di grassi saturi ce n'ha zero, cioè zero. E altri grassi c'ha 5, 1% soltanto. 1%. Zuccheri, e zuccheri 8%, che è il più alto, però in realtà cioè se è al di sotto sodio dei, 0%. Oddio, se è al di sotto dei 10% va bene. Comunque sono buoni e non so se li mangeremo durante la settimana o nel weekend. Non so se li mangerai durante la settimana, ma io stasera no, non è vero, stasera c'è la carne. Cinetta, mi stai romantica. Tirando i capelli, lo sai che non posso, ecco. Okay. Sono rimasto tipo così. Buoni. Cenetta romantica. E niente, quindi erano nuovi, c'è scritto new, sono della new Post French, e quindi li abbiamo comprati, anche se erano parecchio costosi perché questa scatola, oh, questi dovevamo lasciare in macchina, di 439 grammi l'abbiamo pagata 4 euro quasi, quindi un po', quindi però questo... va bene, aprilo così vediamo com'è il profumo. E niente, quindi questo qui era il nostro svuota la spesa per questa settimana. Apriamo sto coso e vediamo com'è. Ah, non c'è la gomma piuma, è tipo una ceretta, no, sì, dentro. C'è una gel. Ma sembra una gelatina. Mazza quanto è buono. Al contrario, amore, che fai? Guardate, fa così. Così lo chiudi. Così lo apri. Dici che anche in Italia c'è questo? La marca penso è Glade, sì, no? Quindi la marca c'è. Guardate. Così è chiuso completamente. Sì, però ormai non è aperto ermeticamente. Non è chiuso ermeticamente. No, ma no? Comunque lo puoi chiudere così. Se per caso devi chiudere. Va bene, andiamo a sistemare tutta questa spesa, dai, e poi facciamo la cena che sono già le 8, anzi le 8 passate. Ecco Cesar che apre la sua nuova salsina. Troppo non ce la fai? Io ho fatto comunque di nuovo la carne, è l'ultima che è rimasta perché sennò si guastava, quindi non è buono? Troppo piccante? Poi ho fatto le quesadillas, ho fatto i fagioli spiaccicati da mettere nella tortiglia, e qui ho fatto anche un po' di guacamole, guarda che buono, e poi ho fatto la limonata con anche la menta dentro. Com'è la salsina? Buonissima. Buona, di che sa? Peperoncino affumicato. Simon, tu sai cosa devi fare se ne vuoi un po' di carne? Bravo amore, bravissimo. Buongiorno Gemmine, buon mercoledì. Noi colazione a letto con i cereali nuovi. Guardate un po', che buoni. Io posso svelare un segreto, ne ho assaggiato già uno, senza latte. E sono davvero buonissimi.
E poi c'è il caffè e latte. E niente, quindi adesso ci facciamo la nostra bella colazione. Allora, Gemmine, io ho appena finito di pulire completamente tutta la casa. Non potete, oddio, non potete capire. Sto morendo di caldo. Comunque stasera è andato in palestra ed è tornato con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchi e un altro in macchina che ha detto che era troppo grande e non è riuscito a portarlo su. Qui c'è Simon che disturba, come al solito. Oggi lo devi lavare, Simon, amore. Sì, Perché è troppo sporco. Quindi adesso mi sistemo e vi faccio il video haul, così vi faccio vedere tutte quante le cosine che mi sono arrivate ultimamente. Per filmare il video haul, ma non so se sentite questo rumore di sottofondo, i vicini hanno acceso la pompa dell'acqua e quindi dobbiamo aspettare un pochino. Nel frattempo abbiamo deciso di pranzare, che comunque dovevamo mangiare, e ho fatto un toast con l'uovo. Guardate il mio rosso, che perfezione, tutto morbido. Il mio non è perfezione. Ma a te non piace quello liquido? Quello di Sasa l'ho rotto, però perché a lui non piace. Invece Simon ne vuole, vero? Però lui ha già mangiato. Buon appetito. Buon appetito. Bello il mio toast, eh? Intanto che aspettiamo che spengano quella benedetta pompa, momento rosicamento del vlog. Mi è arrivata una palettina di MAC bellissima, sempre attraverso il sito, anzi la piattaforma di Octoly, ed è questa qui. Guardate che carina. È a forma di CD, però all'interno c'è il bronzer, il blush e l'illuminante. Guarda, amore, che carina. Wow. Eccola qua. Guardate che bella. Non vedo l'ora di provarla. È della collezione MAC Jeremy Scott e costa 36 euro. Ovviamente può essere acquistata negli store di MAC. Qua vi leggo qualcosina in più sul sito di Octoly. Allora dice: acclamato come uno degli ultimi autentici ribelli del fashion, Jeremy Scott trasforma le ossessioni della cultura americana in voluttuosi pezzi di alta moda. Simon! Ah, guardate, sentite! La vicina sta aprendo la porta, sta andando a spegnere la bomba, quindi tra un po' posso filmare il video haul. E la collezione di Scott, sì, vero? Yeah, finalmente è passata un'ora. La collezione di Scott per MAC presenta colori accesi per occhi, labbra e guancia in confezioni speciali che rendono omaggio all'epoca dei nastri in cassetta e degli stereo portatili, con la nuova musica e la sgangherata espressione creativa che invadevano le strade della città. Troppo carina. Niente, ovviamente c'erano anche altre cose, però a me hanno mandato la palettina. La spenta! La palettina con blush, illuminante e bronzer. Quindi ringrazio tantissimo MAC e anche Octoly per avermi mandato questo prodotto. Non vedo l'ora di provarlo come al solito. E niente, adesso la vicina ha spento la bomba, quindi io vado a filmare il video haul. Yeah! Allora, Gemmine, video haul finito. Questa è la situazione per adesso. Io mi stavo provando un po' tutti i vestiti che mi sono arrivati, quindi alla fine sono rimasta con questo vestitino, guardate che carino, e con questo cosino per i capelli, questa fascia super carina. Comunque, guardate, questa è la situazione. Allora, casino di tutti i vestiti che non so dove mettere perché non ho più stampelle. Marito che mi sta usando il telefono perché sta giocando a Fortnite. E io sto cucendo. Prima ho tagliato questa gonna che vi ho fatto vedere nel video haul. L'ho tagliata perché era super lunga. Era un completino troppo carino, formato da questa gonna e questo top rosa e bianco a righe. Infatti
è uguale, vedete. E adesso sto alla cucitura. Non è che sta avvenendo un granché perché lo sto cucendo a mano, però insomma ci possiamo accontentare. Quindi adesso finisco di cucire la gonna, poi magari ve la faccio vedere. Guardate che bel vestitino che abbiamo fatto a Simon con il pezzo di gonna che ho tagliato. Wow, ma che bellissimo cagnolone, facci una sfilata. Wow, che cagnolone, che fashion, che stile. Che stile lui, che stile. Vi faccio vedere il risultato. Allora, questo era il completino, lo faccio vedere in anteprima rispetto al video haul. E ho tagliato la gonna. Dietro ho fatto un po' un casino, ma non si vede molto qui, però vabbè, dai, non si vede. L'ho provata e una volta indossato non si vede. Carino, così lo potrò indossare. Yay. E poi abbiamo ricavato anche un bellissimo vestito all'ultima moda per Simon. Però lui se lo mette un po' più a pannolone. Va più sopra questo, Simon. Il fiocco al centro. Bellissimo. Ok, guardate un po' noi che cosa abbiamo combinato. Gyoza party! Simon, gli effetti speciali di Simon. L'altro giorno ci avete detto bistecchine coi funghi e quindi li abbiamo fatti oggi. Però li abbiamo fatti con la farina integrale e sono venuti bellissimi, bellissimi davvero. Guardate un po'. Qui abbiamo messo la salsa di soia con la sriracha, questa senape al wasabi. Buona. Il wasabi. Buono? Che hai fatto? Hai inzuppato nella mia salsa di soia. E niente, quindi adesso ceniamo con i nostri gyoza fatti in casa. Buonissimi. Post cena, mi metto un attimo a vedere Instagram. Sento un rumorino, mi giro. E se sta aprendo queste cose della Zen Pop. Zena, cioè Zena Pop. che non facevi lo spuntino giapponese, scusa. Certo. Zittori. Comunque, che è successo? Che è quel rumore? Comunque, oggi nel video unboxing vi ho fatto vedere che mi è arrivata un'altra Zen Pop e vi ho detto che avrei mangiato, assaggiato le cose nei vari vlog, perché insomma abbiamo appena fatto il video spacchettamento. Che? Oddio, che profumino. Sai di cosa sa? Di Coco Pops. Sapore. Sì. E di... Andiamo via. Chiudiamo tutto. Dove vai? Dove vai? Buone. Come si chiamano quegli altri? Perché i Coco Pops sono quelli piccolini. Quelli là tipo più grossi? I cereali, quelli Kellogg's, come si chiamano? Boh. Non mi viene. Choco Crave no, quelli sono ripieni. No, quelli sono nuovi, quelli che c'erano quando, cioè tanti anni fa, insieme ai Coco Pops. Io sono arrivato in Italia 10 anni fa. Sì, ma anche qua c'erano, come si chiamano? Qua non ci sono, sapete? Oddio, non mi viene. Vabbè, quegli altri, non i Coco Pops, ma quegli altri sempre al cioccolato, tipo delle lunette così al cioccolato. Sono esattamente di quello, secondo me. Comunque, vi stavo dicendo che appunto ho unboxato oggi la Zen Pop della primavera, che era la seconda che mi hanno mandato. Se avete visto il video della Zen Pop che abbiamo fatto, dove abbiamo assaggiato tutte le cose, quella box era di gennaio e ci aveva messo un bel po' ad arrivare, quindi nel frattempo, siccome non arrivava, pensando che si era persa, me ne avevano mandata un'altra ed è appunto quella che ho unboxato oggi, che ho spacchettato oggi. E niente, quindi sono troppo buoni sti cosi. Però basta, non te li mangiare tutti, che io sono a dieta, non posso mangiarne tanti. Basta. Che sto dicendo? Non mi ricordo più. Comunque vabbè, li mangeremo nei vlog a partire da questo. Guarda, questo ha forma di cuoricino. Peccato, eh? È finito, non li puoi aprire tutti, eh? Come no?
Guarda. Cioè, voglio dire. Come fai a non aprire questo coso? Guardate il bambino. La cosa fastidiosa è che... Poi c'è il cappuccino, guarda. C'è il cappuccino. Quindi non si può mangiare la sera, togli. Guarda gli ingredienti, l'ho detto, vedi? Tutti quegli ingredienti. I valori nutritivi, guarda. Questo pacchetto c'ha 192 calorie. Manco tanto. Se ce lo mangiamo in due. Comunque, non lo aprire, eh. Mi fai arrabbiare perché ogni volta che dobbiamo fare gli assaggi della Tokyo Treat, Japan Candy Box e queste cose qua, Sasa non lo vuole mai fare perché dice che poi gli dispiace che apriamo tutto e la roba va male. Adesso che non dobbiamo fare il video vuole aprire tutto, guardalo. Guardalo, guardalo. Ma come c'è fame? Abbiamo mangiato un sacco di gyoza. Comunque in realtà i gyoza... No! Quella è la faccia di chi si vuole autoconvincere che non ha mangiato. No, non mi voglio autoconvincere, ma la sera. Guarda che abbiamo mangiato, cioè l'abbiamo fatti con la farina integrale e c'erano solo 125 grammi di farina integrale e acqua. E la carne erano 250 grammi, però ne è rimasta tipo più della metà. Quindi in realtà non abbiamo mangiato tanto, ci abbiamo messo tanto perché con le bacchettine, ma... è rimasto anche un sacco di carne. Poi all'interno del gyoza c'è la... come si chiama? Il cavolo, la carota, insomma, tutte verdure e cose così. Diciamo che l'unico motivo per cui sono leggermente cicciosi è che vanno, diciamo, soffritti in padella. Però per il resto, cioè non so se sapete come si cuociono i gyoza, però prima si soffriggono in padella, ma ci ho messo pochissimo olio e poi dopo aggiungete l'acqua e si cuociono. Quindi insomma, sì, diciamo che sono un po' soffritti, però... fatti in casa, dai. Ce lo convinciamo? Autoconvinciamoci, dai. Comunque, finiamo qui questo vlog. Simon oggi si è fatto il bagnetto, quindi stanotte dorme con noi nel letto, vero? Dormi nel lettone, amore. Eccolo, patatino. Ne vuoi uno? Non puoi. Si è leccato fino alla fronte. Guardalo. No, Simon! Guarda, sono miei! Comunque noi e Simon vi diamo la buonanotte, vi salutiamo, speriamo tanto che questo vlog vi sia piaciuto, vi mandiamo un bacione, un bello sputacchio, manda uno sputacchio Simon e ci vediamo, manda uno sputacchio e ci vediamo nel prossimo vlog. Che carino.